Attenzione, questo video è vietato ai minori di 14 anni. Questo video mostra la storia di un personaggio inventato. Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale. Il mio nome è Alessandro. Prima di morire vorrei raccontarvi la mia storia, che probabilmente non è così lunga. Prima che succedeva tutto ciò, voglio parlarvi un po' della mia vita. Sono un ragazzo di 27 anni, probabilmente sfigato. Non avevo una ragazza. Passavo tutto il mio tempo sui videogiochi e vivevo con mia madre. Ma da questo giorno sono cambiate molte cose. Dall'arrivo di questa apocalisse, i morti ritornano in vita. I morti hanno cambiato totalmente la mia vita. Ma credo in meglio, essendo un disoccupato nulla facente, almeno ora ho uno scopo. E tutto ciò ebbe inizio nella mia casa. Mentre sono in cucina, con la televisione accesa, ovviamente mi sono appena svegliato e sono le 12:20. E lo so, mi sveglio tardi, ma sono disoccupato. E probabilmente l'apocalisse è iniziata mentre stavo dormendo. E perdonatemi, ho il sonno profondo, quindi nemmeno una bomba atomica mi avrebbe svegliato. Però mi accorgo che nessun canale funziona. E sento urla di persone che vengono mangiucchiate. Insomma, c'era qualcosa di diverso dal solito. Mi rendo conto che devo allontanarmi dal mio quartiere, cosa che avrei fatto anche tempo fa. Ma ora ho la possibilità di farlo e inizio a raccogliere ciò che può servirmi. Ah, i Tampax sono di mia madre, come già detto vivo con lei e non so manco dove sia. È il problema che lei è un'ubriacone disoccupata, quindi avevamo una vita di merda e in tal caso è uno dei motivi che ha migliorato la mia vita. Non devo più lavorare, o almeno non c'è più bisogno. Uscito da quella topaia, devo allontanarmi al più presto dal mio quartiere. Mentre cammino noto i zombie che sono intorno e devo dire che sono tutte le persone che odiavo o che mi hanno rotto le palle. Con le loro solite frasi, ma vai a lavorare, mi rendo conto ora che nonostante venivo bullizzato da tutto il mio quartiere, io sono vivo e loro sono morti. Più che altro, per il momento non sono preoccupato della mia vita, forse la sto prendendo troppo alla leggera, ma mi avvicino ad un hotel, dove di solito c'era la ragazza che mi piaceva e che non faceva altro che insultarmi. Ah, l'amore! E pensate chi è stato il mio primo zombie che ho ucciso? Proprio lei! Insomma, la mia vita era cambiata in meglio. Ormai ero vicino a lasciare per sempre la mia vita, quella vecchia, e quel quartiere povero e malmesso. L'unica cosa che mi mancherà sarà il mio computer, dove giocavo ogni giorno a qualsiasi videogioco, per diventare un pro player, non fare un cazzo e guadagnare soldi. Ma non ci sono mai riuscito e mi dispiace. Più mi allontanavo e più mi sentivo bene, ma dopo un po' mi chiedo: ma da quando ho imparato ad usare un coltello? Bah, chi se ne frega, l'importante è sopravvivere. Ormai finalmente sono uscito dal mio vecchio quartiere e corro come una donna tra i boschi per scappare dai zombie. A quanto pare, ora ce ne sono fin troppi. Dopo un po' riesco ad uscire dal bosco e mi rendo conto di essere uscito in un altro quartiere che si trova molto vicino al centro città. Cerco di entrare in qualche casa per riposare e oziare, ma sono sfortunato come al solito. Ci sono zombie ovunque e devo andare assolutamente in bagno a cagare. Credo sia meglio farmela sotto. Alla fine decido di avviarmi verso il centro città. Perché proprio lì vi state chiedendo? Beh, lì c'è una grande fabbrica dove lavorava mia madre prima che fallisse. È da quando ha perso il suo lavoro che ha iniziato a bere. Ora è diventato un magazzino, o almeno da piccolo, 18 anni, avevo, giocavo con dei miei amici in quel posto abbandonato. Decido allora di dirigermi lì, con la speranza che non ci siano zombie, così me ne sto tranquillo e devo ancora cagare. Sono arrivato al centro città, dove ci sono tanti negozi, insomma, dove ci sono più zombie, ma non ricordo tutte le strade, quindi prendo l'unica che ricordo per arrivarci. Dopotutto sono passati quasi 10 anni che non uscivo dal mio quartiere e dopo un po' dalla casa. Dopo aver saccheggiato questo market, e credetemi, non so perché il tizio che ci lavorava avesse un macete. E questo non dovrebbe importarci, perché ormai credo che sia morto, spero. Posso capire il martello, vabbè, ma tutto ciò non mi importa, almeno ora ho delle armi. Decido di dirigermi verso un ristorante che fortunatamente
All'interno non c'è nessuno, anche se è una cosa strana. Non ne faccio un dramma e continuo a dirigermi verso il mio obiettivo, sperando che abbia un po' di fortuna ora, visto che ultimamente ho avuto solamente sfortuna. È passato già un bel po' di tempo e sta iniziando a farsi buio. Devo assolutamente muovermi. Uscito dal ristorante, cerco di spostarmi verso un garage di un vecchio amico di mia madre, che sinceramente, quando ero piccolo, spesso si chiudeva una chiave in bagno e mi diceva sempre che doveva provare delle canzoni. Sì, a mia madre piaceva cantare, ma sinceramente non ho mai sentito la sua voce. Chissà cosa ne pensa il suo vecchio amico. Probabilmente sarà morto da un bel po' anche lui. Quindi direi di andare lì e vedere cosa c'è. Potrei trovare cose che possono servirmi per la mia missione o almeno per il mio obiettivo. Questa giornata sembra essere volata, si è fatto molto buio e vi ricordo ancora che io dovrei cagare. Ultimamente sento nostalgia della mia casa. Per il semplice fatto perché lì non facevo tutti questi movimenti, avrei dovuto rimanere lì, mannaggiarmi con questa impulsività di cambiare le cose. Dopo aver preso un bel po' di roba in quel vecchio garage, cerco di uccidere un po' di zombie che si trovano intorno. Perché con tutta sincerità stavo pensando di dormire in quel posto. Si era fatto molto tardi, erano quasi le 11, ero stanco e avevo anche fame. Ma mi rendo conto che ci sono tanti zombie e in qualche modo devo eliminarli prima che lo facciano loro. Mentre sto uccidendo un po' di zombie, mi rendo conto che dietro alle mie spalle ci sono così tanti zombie e lì mi cago sotto sul serio e credetemi, sento ancora la puzza. Sono riuscito a scappare dai zombie e guardo la scena mentre si dimenano sulle finestre. Dopo aver visto questa scena, cerco di uscire dal retro e finalmente mi sposto verso quel magazzino. Finalmente, dopo una lunga camminata, riesco ad arrivare al magazzino. Ma ragazzi, ci sono brutte notizie. C'erano molti zombie intorno e questo era un grande problema. Allora cosa faccio? Prima di entrarci, ispeziono un po' la zona e mi rendo conto che sono troppi e quindi decido per adesso di allontanarmi. Mi sposto in un altro piccolo quartiere che si trova nelle vicinanze, dove finalmente riesco a riorganizzare il mio inventario, visto che ho trovato in questa casa una bella borsa, e finalmente riesco a riposarmi e dopo un po' ritorno verso il magazzino e cercherò di conquistarlo. E vi state chiedendo, come mai questa ossessione per quel magazzino? Beh ragazzi, io non ho fatto altro che lamentarmi tutto ciò che avevo intorno, e dopo questa giornata stancante mi vengono in mente quei ricordi, i miei amici, mia madre, le persone che vivono nel mio quartiere, la ragazza di cui mi ero innamorato. Tutte queste cose le ho perse a causa mia. E quindi io voglio provarci. Voglio finalmente cambiare la mia vita e voglio diventare più forte. Per questo ci tengo a prendere questo posto, perché è la mia casa, dove tutto ha iniziato. Dopo aver preso tutto, dopo aver riposato bene, finalmente ritorno verso il magazzino. Prendo quella strada e mi dirigo verso quei zombie. E con tanto coraggio io impugno la mia arma. Vado verso questi miei nemici e li guardo negli occhi. E mentre si avvicinano inizio a colpirli senza fine finché non muoiono tutti. Li ammazzo uno alla volta con un piede di porco del tizio che lavorava al market e mi chiedo ancora come mai avesse un macete. Ma poi ritornano in mente i miei ricordi e inizio a colpire più forte finché tutti i zombie non muoiono. È dove riprendo la mia vera casa. Mentre continuo a lottare contro i zombie, dopo un bel po' riesco finalmente ad eliminarli. Entro nel magazzino, controllo com'è la situazione e noto che non è mai cambiato nulla di questo posto. Cerco un po' di riprendere il fiato e per completare il mio obiettivo ho deciso di studiare un libro dove insegna la carpenteria. Che poi non è servito un cavolo perché non ho capito nemmeno come fare una barricata per l'interno della casa. E ci ho messo anche 4-5 ore per leggere. Noto che ho fame, ho sonno e cerco di spostarmi il più velocemente possibile nella cucina e mi rendo conto che ci sono due zombie dove inizierò un'altra lotta dura per difendere la mia casa. Ma per la stanchezza non riesco ad eliminarli subito. Però dopo un po' finalmente riesco ad ucciderli. Mi addormento finalmente dopo tutto questo tempo, tutta questa fatica e mi rendo conto che sono già passati 2 giorni.
A prima mattina noto che i zombie sono entrati nel magazzino e ringrazio il cielo che mi sono svegliato in tempo, perché sennò non me ne sarei accorto visto che ho il sonno profondo. Comunque mi allontano dal magazzino ed ho capito che non potrò mai tenere in vita questo posto, perché comunque si trova in centro città e i zombie non sono pochi, ne sono tanti. Dopo un po' capisco che devo allontanarmi ed ho capito qualcosa di questa vita. Per sentire la mancanza delle cose le devi perdere. Ed io ho capito cosa vuol dire perdere qualcosa, gli amici, la famiglia e la persona che ami. Anche se quella persona mi odiava, però va bene comunque. Allora ho deciso di dirigermi verso il sud del centro città, dove ci sono gli hotel, e c'è un hotel molto famoso, che di solito mia madre va lì quando è ubriaca. L'accompagna sempre uno dei suoi amici che entrambi lavoravano in quel magazzino. Voglio trovare mia madre. Ho perso gli amici, ho perso la persona che amavo, ma non voglio perdere anche mia madre, voglio trovarla, anche se lei si ubriaca, anche se mi ha deluso, anche io ho sbagliato in tutta la mia vita, anche io ho dato delusioni e mia madre ha sofferto tanto, è per questo che ha iniziato a bere. Bene ragazzi, da oggi in poi questo sarà il mio inizio, questo sarà la mia nuova vita, è il mio obiettivo. È questo, salvare mia madre.